alla ricerca di una nuova persona da aiutare, alla quale restituire autostima e capacità di comunicazione. Va bene, signore, grazie, arrivederci. Ah, e anche oggi nessun contratto chiuso. Niente, questo mese di promozione impiegata del mese me la scordo. Come posso fare? Qui ci vorrebbe un aiuto. Ci vorrebbe una grossa mano. Vabbè, anche una manina va bene. Mini coach, dove sei? Mini coach, ti prego, aiutami tu. Sono mini coach, sono tornato per aiutarti. Grazie. Ma dove guardi? Sei troppo alta per me. Dai, mini coach, aiutami anche stavolta. Ti aiuterò dandoti un consiglio di comunicazione che sono sicuro cambierà la tua vita. Si chiama altruismo. Grazie al altruismo puoi riuscire a introdurre una suggestione nella mente di chi ti ascolta in maniera semplice ed efficace. Come funziona? Devi utilizzare 5 affermazioni assolutamente vere. Assolutamente vere significa incontrovertibili. E poi, al posto della 6ª affermazione, mettere una suggestione. La mente della persona che ha detto sì per 5 volte improvvisamente accetterà come vera la suggestione. Non ci avevo mai pensato. Ti faccio un esempio molto, molto semplice. Sì. Se tu fai delle domande generiche al tuo interlocutore, tipo l'età, cosa fa nella vita, da dove viene. E poi utilizzi una frase di questo tipo. Hai 29 anni, vieni da Caserta, per mestiere lavori in un call center, hai la maglia rosa e sei tifosa dell'Inter e quindi il corso di comunicazione che ti sto per proporre cambierà la tua vita. Le prime informazioni sono assolutamente vere, perché io te le ho chieste, quindi tu non puoi dire di no. Stai attenta però, quando utilizzi il truismo non devi mai utilizzare delle informazioni che non sono sicuramente vere. Per esempio, se tu hai la maglia rosa, io posso usare una frase del tipo tu hai la maglia rosa, ma non tu hai la maglia rosa che ti piace tanto, poiché io non posso sapere se la maglia rosa ti piace davvero tanto. Posso utilizzare la frase tu hai la maglia rosa che ti piace tanto solo se sono davvero sicuro che tu ami la tua maglia rosa. Poi puoi utilizzare un'altra tecnica, detta ipnotica, mentre più descrivi tutta la situazione che stiamo vivendo, del tipo, mentre sei seduta sulla sedia, stai ascoltando le mie parole, hai la mano poggiata sul mouse, dall'altra parte c'è il telefono e ti puoi rendere conto che ti senti improvvisamente motivata. L'ultima frase è una suggestione, ma siccome la tua mente ha detto sì, per 5 volte l'accetterà come tale. Prova questo con i clienti, prova questo con gli amici e vedrai che le persone saranno sempre più propense a dirti di sì. Grazie, mini coach. Anche stavolta sei stato fondamentale, oserei dire. Come posso fare per ricambiare? Come posso sdebitarmi con te, mini coach? Nulla, io amo aiutare le persone a migliorare la loro comunicazione e la loro autostima. Ma se proprio vuoi, se vuoi incoraggiarmi in questa mia missione nel migliorare la vita della gente e ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, clicca mi piace al video e condividilo. E presto, ogni volta che ne avrai bisogno, io sarò da te, sarò con te e ricordati, io credo in te e sono contagioso. Grazie, mini coach. Mini coach, il primo coach sulla sedia a rotelle. E nella prossima puntata, Mini Coach affronterà un temibile nemico, il suo alter ego, il Mini Coach oscuro, e con l'aiuto della sua abilità nella programmazione neurolinguistica, fronteggerà questo nemico cattivo aiutato da Svine Steigerman, il primo lottatore calciatore che sarà al fianco di Mini Coach per aiutarlo a migliorare la qualità della vita delle persone. A presto!
Nome? Marco. Cognome? Antuzzi. Età? 37. Da dove vieni? Vengo dalla provincia di Viterbo. Hai già avuto esperienze passate? Ho girato qualche video su internet, ma non ho mai fatto l'attore professionista. Ok, aspirazioni? Aspirazioni, rimanere, diventare conosciuto con il nuovo personaggio che mi proponete, cioè quello di Mini Coach. Voglio essere il nuovo Batman, il nuovo Michael Keaton. Accidenti, sei ambizioso, Marco. Sì, assolutamente, voglio lasciare un segno. Perché dovremmo scegliere proprio te e non un altro? Perché io sono Mini per definizione, quindi non devo neanche recitare. Perfetto, ci fai una... provaci una risata. Va bene, grazie Marco, ti faremo sapere. A presto. Va bene, Marco, abbiamo valutato le tue capacità e pensiamo che tu possa essere perfetto per le avventure di Mini Coach. Sì. Senti, quanto entusiasmo. Sì, e non vi pentirete della vostra scelta. Sei davvero motivato? Sì, tantissimo, sarò il nuovo eroe che colpirà tutte le persone che stanno su YouTube e ispirerò generazioni e generazioni di persone. Va bene, ci vediamo presto per le riprese. Ciao Marco. Ciao. Nome? Anna Maria. Cognome? Selvaggi. Vieni da? Caserta. Età? Quasi 40. Perfetto Anna. E dimmi, perché dovremmo scegliere te? Perché mi piace recitare e mi piacerebbe anche, sì, aumentare la mia autostima grazie alla recitazione. Perfetto. Allora adesso ci devi fare la scena clou. Chiedi aiuto a Mini Coach. Mini Coach, aiutami tu. Dove sei? Mini Coach. Perfetto, è sufficiente. Le faremo sapere. Grazie, spero che sceglierete me e non ve ne farò pentire. Anna Maria, ti dobbiamo comunicare che tra le tante candidate sei stata scelta per fare la ragazza che viene soccorsa da Mini Coach. Yes! Grazie. Grazie, vi amo. Sarò la vostra migliore scelta. Come pensi cambierà la tua vita questo tuo nuova parte? Ah, sicuramente aumenterà la mia autostima e migliorerò le mie capacità di recitazione e di interpretazione. Perfetto, Anna, ci vediamo sul set. Grazie.